Come avete ben potuto constatare, abbiamo un impianto luci, oserei dire felliniano, nel senso che vi vedete sempre premere e spegnere la luce, perlomeno che sapete i trucchi che si vedono davanti. A questo punto dello spettacolo vorrei raccontarvi la storia della disco music. Ma perché? Perché la disco music è quel genere di musica esistente su questa terra sicuramente più vario e sicuramente meno monotono. Eccovene un esempio. 1, 2, 3, po. Devo fare una variante, ok? Avete visto quanti puffi che ci sono in prima fila questa sera? Ciao! La cosa più importante della disco music sono i testi. Sì! Inglesi e americani, perché tanto nessuno li capisce fortunatamente, ma spesso traducendoli questi testi nascondono un impegno, una cultura e una poeticità incredibili. Tipico esempio di testo impegnato e culturale su disco music straniera. Impegnato e culturale su disco music italiana. Ma la vera, la più importante e anche la più esportata disco music è sempre creata in Italia, in provincia di Rimini e Riccione, e fa pressappoco così. Disco music per i bambini. Mamma, 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 ciao! Ah, mossa! Ma la vera disco music è stata creata dalle Ferrovie dello Stato. Avremo gli scambi. Visto che siamo usciti, ciao! Da quando vanno così veloci? Entriamo in prima classe. Seconda classe. Caterina! Butta le mamma prosciutto della relatura per terra! Gli ho sputato in faccia. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Come avete ben potuto constatare nel primo pezzo,
inevitabilmente ci ha parlato del lavoro. Sì, signori, è troppo importante l'argomento per lasciarlo perdere così parlando di piccole quisquiglie, ed è per questo che ho convinto il nostro bravo ragazzo di Empoli a ritornare sull'argomento. Sì, signori. Ed ora finalmente Carducinelli si esibirà nella sua massima completezza, ovvero si esibirà con due palle. Ebbene, lo lasciamo al suo armeggiare inquieto quanto stimolante. Vi lascio senza prima dimenticare di dirvi che Claudio Cinelli sta al teatro quando il teatro ha un campo di cipolle. Buon divertimento!